Bentornati su paolodetrane.it. Oggi, come vedete, è una fantastica giornata e per cui ho deciso di fare questo breve video fuori. L'audio non sarà perfetto perché non ho microfono esterno, però dovete accontentarvi. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di qualcosa che probabilmente sconvolgerà il mio modo di fare foto nei prossimi anni. Sì, vi ho già accennato nell'ultimo articolo che ho comprato finalmente, aggiungerei, la Fuji X-T1 e ce l'ho qui nella borsa insieme a me. Adesso ve la farò vedere e questa è una preview, non è una recensione vera e propria, perché è da troppo poco tempo ancora che ce l'ho. L'ho testata in poche situazioni, anche se sto usando principalmente la X-T1 per tutto quello che faccio, proprio per vedere come si muove, come si comporta nelle varie situazioni, nei vari contesti in cui io faccio foto, e mi manca quella più importante, cioè lo studio. Non l'ho ancora testata in maniera abbastanza approfondita in studio. Lo farò la settimana che viene, in modo che posso condividere con voi una recensione un po' più approfondita. Sapete che io non sono il tipo super tecnico nelle recensioni, ma piuttosto le impressioni rispetto alle diverse situazioni in cui l'ho usata. Che posso dirvi però? Intanto posso dirvi che questa macchina fotografica, che ormai ho da 2 settimane, eccola qua, è davvero molto molto bella. Molto ben fatta, tutto metallo, l'obiettivo che ho preso, che è il 18-55 f2.8-3.5, è decisamente molto ben fatto, anche quello in metallo. E che posso dire? Sono positivamente stupito dalla qualità costruttiva che Fuji ha riservato a questa macchina fotografica, a questa mirrorless. Perché vi ho detto all'inizio che forse questa Fuji sconvolgerà completamente il mio modo di fotografare nei prossimi anni? Perché, a differenza di quello che pensavo, mi ero fatto un'idea, ma non così tanto, credo che manchi veramente poco perché queste mirrorless, forse già ci siamo in alcuni casi, forse nel caso della Sony già ci siamo, però manca davvero poco per raggiungere la qualità. La qualità fotografica delle reflex full frame. Ora, premetto, non saltatemi al collo subito, io lavoro con la mia, con la D800 e una D600 che ho venduto, libero. Mi sono liberato della mia D600 per acquistare questa. L'altra macchina fotografica che uso, come tutti sapete, è una Nikon D800, che è una fantastica macchina, tutto il mondo lo sa, per cui ovviamente paragonare i 36 megapixel della D800 con i 16 della Fuji X-T1 è, come potete immaginare, una gara impari. Non tanto per la quantità di dettagli e la gamma dinamica che la D800 ha e che la Fuji probabilmente ancora non ha, ma gli manca davvero poco, ma anche solamente per la grandezza del file RAW che viene prodotto, che è di dimensioni doppie rispetto a questo, quindi permette dei crop che ovviamente un 16 megapixel APS-C non permette fare. Detto questo, siamo tutti un po' viziati, siamo diventati tutti un po' viziati ed è per questo che spesso, un po' vagabondi, ed è per questo che spesso, sapendo di avere 36 megapixel a disposizione, almeno questo a me ogni tanto capita, non faccio super attenzione alla composizione, magari allargo, sto un po' più largo, sapendo che tanto posso tagliare in post-produzione senza avere grossi problemi. Bene, con la Fuji bisogna stare un po' più attenti, ma detto questo, le caratteristiche principali che vedremo poi nella review più approfondita sono sorprendenti. Questo viewfinder elettronico è davvero notevole, io lo uso con estremo piacere, è davvero piacevole da utilizzare. L'LCD
che come vedete, so che siamo contro luce, ma ecco, come vedete è tiltable, vuol dire che si può piegare in alto e in basso, soprattutto per i video è favoloso. L'autofocus non è affatto male, a differenza di quello che pensavo. Devo dire che lavora molto bene. È ovvio che per esempio nei giorni passati ho fatto un servizio fotografico ad un cavallo, ho utilizzato anche la Fuji, e nelle situazioni sportive in movimento il tracking non è eccellente come con le reflex, come con la D600 o come con la D800, ma se si fa un po' di attenzione e si impara a prevedere i difetti, diciamo le mancanze che l'autofocus ha, si può imparare a ottenere un ottimo risultato. Ecco, sicuramente non è una macchina fatta, nonostante la raffica è estremamente veloce, non è una macchina fatta per lo sport, o meglio, potrebbe anche esserlo, ma poi praticamente ha i suoi limiti proprio nell'autofocus, che non è velocissimo, mentre per l'uso tradizionale, diciamo, quindi non scatti in movimento ma ritratti eccetera, lavora molto bene. Scambia il modo di lavorare con questa mirrorless rispetto alla reflex, ovviamente. Sto imparando ad usare molto anche l'LCD, che è molto pratico, molto luminoso anche in situazioni come questa di luce abbastanza forte. Per il resto che dire? Il resto che vorrei condividere con voi e che vorrei chiedere anche soprattutto a voi è la vostra opinione su questo mondo fotografico che sta velocemente, molto più velocemente del previsto, cambiando. Se pensate che nell'ultimo anno sono uscite mirrorless davvero di notevolissime qualità, la Sony in prima fila, anche se ancora gli obiettivi Sony sono molto cari e forse ancora non vale del tutto la pena, ma è davvero molto personale. Però devo dire che sia Fuji che Olympus che Sony, ma anche Panasonic, stanno facendo un enorme sforzo per spostare probabilmente il mercato semi-pro verso le mirrorless, sia per quanto riguarda la fotografia che per quanto riguarda il video. L'altro aspetto di questa mirrorless che mi ha sorpreso è la qualità del video, è davvero molto buona. Non è una macchina pensata in particolar modo come la GH4 di Panasonic per fare video, però io la sto usando e mi trovo molto bene, la qualità è molto molto buona. Non c'è nessun motivo per non utilizzarla anche per fare un po' di video. Trovo molto funzionale, nessuno ne ha parlato, ma questo piccolo tastino qua che serve a cambiare, diciamo attraverso questo tasto si può scegliere se guardare solamente attraverso il viewfinder, solamente attraverso l'LCD, o avere tutte e due accesi o tutte e due spenti. Questo permette di risparmiare un bel po' di batteria, e visto che ho pronunciato questa parola, parliamo anche di batteria. L'unico difetto vero che questa macchina fotografica ha per quanto riguarda la batteria non riguarda, per il mio punto di vista, l'autonomia, che è più che rispettabile, ma piuttosto il fatto che l'indicatore della batteria, nonostante questa macchina sia aggiornata all'ultimo firmware di Fuji, l'indicatore della batteria cala drasticamente da 3 tacche a 0. Appena, diciamo, l'indicatore della batteria perde la prima delle 3 tacche disponibili a indicare l'energia rimasta nella vostra batteria, il resto è velocissimo, in 10 minuti scende a 0, lasciandoti a secco. Quindi è fondamentale avere sicuramente almeno una batteria di ricambio, di riserva, che io mi sono procurato, ma è importante sapere appunto che soffre di questo piccolo difetto, che non vi darà il tempo di reagire alla batteria, che credete, almeno io abituato alla Nikon D800 che scalava le tacche di carica in maniera molto regolare fino all'ultimo, sono rimasto, diciamo, mi ha fregato, ecco, la prima volta mi ha fregato, sono uscito con una sola batteria
e appena è calata la prima tacca, dopo 10 minuti sono rimasto a secco. Per il resto ho visto qualche vi farò vedere qualche immagine nella recensione, ma l'altra cosa che ho notato è il fatto, la mancanza di qualità, come posso dirvi, più che la mancanza di qualità, dei piccoli limiti, se vogliamo, di questo sensore quando lo si sottopone a situazioni un po' particolari, come i controluce, nelle ombre, tra, diciamo, nel passaggio tra le zone di ombra e quelle di luce estrema, c'è una diffrazione e una distorsione dei pixel, della definizione dell'immagine abbastanza decisa. Però detto questo, una volta che si è imparato questo piccolo neo, che lo si conosce, ci sono un sacco di escamotage per ridurre il problema quasi a zero. Per il resto sono davvero soddisfatto della sua portabilità, la sua leggerezza, maneggevolezza. Mi ha fatto tornare la voglia, e non sto scherzando, come ho scritto nell'altro articolo, con me ho anche la mia Canon a pellicola, la mia vecchissima Canon, la mia prima macchina fotografica, con una Ilford HP5 400 ASA dentro. Mi ha fatto tornare la voglia di scattare a pellicola, proprio per la sua per le sue fattezze. Il diaframma a ghiera sull'obiettivo, che torna ad essere nuovamente fondamentale, perché è solo da qui che si può selezionare quando la si usa in priorità di diaframmi, e anche la sua estetica ha sicuramente provocato una reazione nel mio cuore quantomeno bizzarra, perché una settimana dopo averla comprata sono tornato dal fotografo e ho scoperto che le pellicole costano un sacco di soldi. Erano anni che non compravo una pellicola e adesso ne ho comprate un po', e sto scattando un po' di bianco e nero per tornare al divertimento della pellicola e della camera oscura, forse. Per cui sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, questa macchina ha avuto un impatto davvero molto positivo sulla mia sulla fotografia, sul mio lavoro, ecco, su quello che io faccio. Ha avuto un impatto positivo e credo, correggetemi, ditemi la vostra opinione, ditemi cosa ne pensate, ma credo che la tendenza dei prossimi anni sarà sicuramente verso questi gingilli, che sono sempre più vicini a una reflex vera e propria. La qualità d'immagine è davvero notevole, il processore lavora molto bene, il wifi è fantastico, poterla comandare dal tablet o dal telefono con l'applicazione Fuji è una strafigata, metterla sul cavalletto, non avere bisogno di telecomandi eccetera, è davvero, poter passare i file JPEG sul tablet per poterli condividere su Instagram o su social in generale è davvero molto pratico in questo mondo che è sempre più abituato a condividere tutto online. Bene, vi ringrazio per essere stati con me. Adesso io continuo la mia passeggiata e magari faccio anche qualche scatto. Il prossimo video spero di potervi offrire una recensione un pochino più tecnica, ma non troppo, non sono, ripeto, il super tecnico, di questa Fuji X-T1, in modo da darvi un parere un po' più approfondito sulle caratteristiche di questo gioiello. Intanto vi ringrazio per essere stati con me, in mia compagnia. Vi ricordo di visitare il sito paolodetrane.it, ma probabilmente se guardate questo video lo avete già fatto. Seguitemi, il sito è stato totalmente rinnovato e è regolarmente aggiornato. Seguitemi anche su YouTube con i tutorial sia di Photoshop che di fotografia. E niente, che dirvi, al prossimo video.